Torniamo a Milano, torniamo al professor Tito Boeri. Allora, Berlusconi continua a dire che l'Italia sta meglio degli altri paesi europei, il sistema è più solido, no, si preoccupa però allo stesso tempo da segnali di ottimismo per recuperare la fiducia dei consumatori italiani nel sistema dell'economia. Cosa ne pensa? Lei da economista, No, io penso che sia molto importante ristabilire una fiducia in Italia e fare degli interventi, perché sin qui praticamente non ci sono stati degli interventi significativi a sostegno dell'economia e anche nel sistema finanziario in Italia. E questo spiega anche perché, nonostante che noi si sia effettivamente fuori dal, diciamo, dall'epicentro della crisi, si sia sofferto più degli altri, perché noi abbiamo nel 2008 subito una riduzione del prodotto interno lordo di circa un punto e mezzo superiore a quella degli altri paesi della zona euro, quindi se siamo fuori dalla crisi avremmo dovuto anche soffrire meno degli altri, invece abbiamo sofferto di più. Ecco, sugli strumenti che sono stati attivati, tra cui i Tremonti Bond, io vorrei innanzitutto che si parlasse e si dicesse esattamente le cose come stanno. Questi sono aiuti che vengono dati al sistema bancario. Poi dal sistema bancario si spera che arrivino alle piccole imprese. Questo non vuol dire che non sia giusto fare questi interventi, ma dico solo che bisogna spiegare le cose come stanno. Posso capire che il ministro Tremonti abbia qualche problema di comunicazione, perché nei mesi scorsi ha più volte insistito sul fatto che bisognava tassare le banche, e le ha anche tassate, e adesso che invece le aiuta, ecco, può sembrare che stia facendo una specie di partita di giro. Ma è giusto oggi intervenire sul sistema bancario italiano, e lo strumento utilizzato è uno strumento a mio giudizio ben congegnato, perché ha il vantaggio di non creare più debito pubblico. Scusi se la interrompo, ma lo stanno facendo un po' tutti i paesi, anche l'America, no? Si parla di nazionalizzazioni a tempo più o meno, no? Per cui un intervento sulle banche lo stanno facendo tutti. È un intervento in questo momento importante, deve essere temporaneo, però è assolutamente fondamentale, perché la crisi si è prodotta lì e noi abbiamo dei casi di insolvenza. Abbiamo già visto con Lehman Brothers che se le banche falliscono poi hanno degli effetti di trascinamento su tutta l'economia, e quindi stiamo tutti molto peggio. È da lì che è partita la valanga. È da lì che è partita la valanga. Vogliamo evitare che si crei una nuova valanga, e lo strumento è abbastanza ben congegnato. Ci sono tanti orpelli, a mio giudizio questa roba del codice etico, molto spesso si fanno i codici etici e non vengono minimamente rispettati, ma insomma comunque qualcosa si fa un po' troppo tardi, ho paura, perché ripeto, arriviamo sei mesi dopo il crack della Lehman Brothers, altri paesi sono intervenuti prima. Adesso in Italia c'è un altro problema molto più serio, che è quello di molte imprese che di fronte alla stretta creditizia sono andate in difficoltà, e a questo punto abbiamo, se volete, l'effetto opposto. Prima erano le banche che non davano soldi alle imprese, adesso sono le imprese che non riescono più a ripagare i debiti e quindi creano delle sofferenze bancarie, ed è anche per questo che le banche sono in difficoltà. Quindi ho paura che sia un po' tardivo come intervento, ma comunque ecco, qualcosa fa. L'altra cosa su cui l'Italia dovrebbe fare molto di più è intervenire sugli ammortizzatori sociali, perché siamo l'unico paese europeo che non ha degli ammortizzatori sociali degni di questo nome, che non, in qualche modo assiste chi perde il lavoro. Ci sono tantissimi lavoratori. Anche l'Unione Europea ha sollecitato nelle raccomandazioni che accompagnano l'approvazione del piano anticrisi italiano, anche l'Unione Europea, dicevo, ha sollecitato il governo ad una politica di maggiore efficacia proprio sul piano degli ammortizzatori sociali. Però ecco, mi scusi professore, visto che l'ho interrotta, vorrei proporre all'attenzione sua e degli altri ospiti e dei nostri telespettatori un cartello che riassume un po' a confronto gli aiuti pubblici all'economia decisi dai governi in questo periodo, a partire dagli Stati Uniti e con l'Italia. Ci rendiamo subito conto di una cosa, che gli Stati Uniti, ecco, i dati sono in percentuale del prodotto interno lordo, no? Hanno dato aiuti per il 5% del prodotto interno lordo, il Canada è il 3%, lo vedete, la Germania come il Canada, la Spagna il 2, la Gran Bretagna l'1,5, la Francia lo 0,75, l'Italia lo 0,50. Quindi cosa vuol dire questo? Che è una scelta quella dell'Italia, oppure perché non può dare di più o occorrerebbe dare di più? Professore. No, certamente l'Italia ha dei vincoli molto più stringenti degli altri paesi, perché ha un debito pubblico così elevato. Tra l'altro questo ci spiega anche perché sarebbe importante in condizioni normali ridurre fortemente il nostro debito pubblico, perché poi in condizioni come queste abbiamo meno margini di manovra degli altri paesi. Purtuttavia credo che un po' di più l'Italia avrebbe potuto farlo, soprattutto facendo degli interventi che sono strutturali e non estemporanei come quelli varati sin qui. Per esempio la riforma degli ammortizzatori sociali è una riforma che a regime si
si autofinanzia con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e che chiaramente durante la crisi richiede invece dei soldi dello Stato, ma sono delle risorse relativamente contenute e invece in questi mesi sono state varate tante piccole misure che sono state poco efficaci e che soprattutto non hanno aiutato le persone che sono in maggiori condizioni di bisogno. Io credo che siano i lavoratori temporanei, quelli che hanno dei contratti a tempo determinato, il contratto scade, che non viene rinnovato e che oggi sono discriminati due volte. Prima sul posto di lavoro perché sono meno protetti lì e in secondo luogo quando perdono il lavoro perché non hanno alcun aiuto dallo Stato a differenza da altri lavoratori. Ecco, a questo proposito vorrei ricordare che Sarkozy, il premier francese, ha varato un piano sociale che prevede più soldi ai disoccupati, 2,5 miliardi di euro per il senza lavoro e questo insomma, forse si potrebbe anche prima o poi aspettare che anche altri governi seguano l'esempio di Sarkozy a partire da quello italiano o no? Me lo auguro, soprattutto la cosa importante da fare è introdurre delle regole uguali per tutti. È davvero intollerabile che in un paese come l'Italia ci siano disoccupati di serie A, di serie B e di serie C, per delle ragioni che non hanno nulla a che vedere con la loro esperienza lavorativa, con quello col rischio che fronteggiano. Ecco, si creano delle asimmetrie di trattamento che sono stridenti. E purtroppo quello che sin qui sta facendo il nostro governo è perpetuare questa asimmetria perché ha creato un istituto, quello dei cosiddetti fondi in deroga, che viene gestito direttamente dalla politica. Sarà la politica a decidere a chi dare e a chi non dare. Questo è l'anticamera della simmetria di trattamento. Ecco, a questo punto è arrivato il momento di coinvolgere. Io vorrei proporre al professor Boeri un cartello che riguarda in particolare la situazione italiana. Cioè, abbiamo visto i dati della povertà mondiale, vediamo un po' quanti italiani sono sotto la soglia di povertà. È un cartello che ci fa un po' sobbalzare perché, eccolo qua, i poveri sono 7.542.000. Le famiglie un po' più di 2 milioni, sono il 12,8% dell'intera popolazione, si distribuiscono come vedete il 5,5% al nord, il 6,4% al centro e guardate un po' il 22,5% al sud. Quindi c'è ancora un sud penalizzato, professor Boeri, e fra l'altro il governatore della Banca d'Italia ha appena detto che il peggio deve ancora venire. No, sicuramente in Italia ci sono delle disuguaglianze molto pronunciate e poi durante le recessioni, proprio perché manchiamo di questo sistema di ammortizzatori sociali, la povertà aumenta. Ricordiamoci che alla precedente grande recessione, quella del 92-93, la povertà in Italia è aumentata di circa un terzo. Quindi fare la riforma degli ammortizzatori è fondamentale proprio per ridurre questi contraccolpi che la recessione ha e che finiscono sempre per colpire soprattutto le persone più vulnerabili. Ma io vorrei parlare un secondo ancora dei poveri tra i più poveri, perché i dati che venivano ricordati prima sono davvero molto gravi. Io mi vergogno di essere in qualche modo di appartenere a un paese che destina solo lo 0,16% del proprio prodotto interno lordo ai paesi, all'assistenza dei paesi del terzo mondo. Mi vergogno di essere un paese che è il fanalino di coda in questa assistenza. Bene, vorrei fare una proposta. La settimana scorsa il governo italiano, con il tacito accordo dei partiti, di molti partiti dell'opposizione, ha deciso di non far tenere un unico election day. Voi sapete, in giugno ci saranno le elezioni per il Parlamento europeo, ci saranno le elezioni per molte amministrative e poi erano previste anche le elezioni per il referendum sulla legge elettorale. Siccome il governo e molti altri partiti sono contrari a questo referendum, hanno deciso che invece di far votare gli italiani, come sarebbe più logico, tutti lo stesso giorno, terranno il referendum in un'altra data. E questo è un modo per far fallire il referendum perché non si raggiungerà il quorum. Ma il problema è che questa scelta ha dei costi ingenti per lo Stato italiano, perché voi capite, organizzare un'elezione in un'altra data significa pagare scrutatori, presidenti di seggio, tutte le attrezzature, bloccare le scuole. 400 milioni di euro dovrebbero essere più o meno. Ecco, perché noi invece non teniamo queste elezioni assieme alle altre, facciamo un unico election day e questi soldi che risparmiamo non li destiniamo ai paesi del terzo mondo? Ovviamente io girerò in maniera immediata questo suo invito ai politici che questa sera non sono presenti ma che inviteremo. Dove andiamo a questa velocità, professor Boeri? A lei la conclusione.
Ma le recessioni sono dei momenti molto difficili, però hanno qualche risvolto positivo, tra cui quello che con la diminuzione dell'attività diminuiscono anche il volume di emissioni inquinanti e soprattutto offrono delle opportunità. La grande opportunità che ci dà questa recessione è di investire in tecnologie che siano a maggiore risparmio energetico e poi anche di investire in fonti energetiche alternative. Costa di meno fare questi investimenti in questo momento, costa di meno anche perché chiaramente le imprese sono costrette a ridurre i volumi di attività. Io credo che sia fondamentale non perdere questa occasione, perché anche da questa recessione potremo uscire meglio con uno sviluppo che è più sostenibile, ma dobbiamo davvero in questo momento non perdere il tempo e incentivare queste nuove tecnologie. Bene, grazie veramente a tutti.